e di passare poi a Camilla. Io sono l'unica gioia, è questa, che passo il testimone a un grande poeta che è anche che è della mia stessa annata, segno che è una buona annata, è del 53, che è molto più grande di me in tutti i sensi, pesa 150 kg e appunto avete sentito viceministro, tradotto in tutto il mondo, parla tantissime lingue e non vedo l'ora di conoscerlo. Questa è l'unica gioia, per il resto io non posso che essere triste perché sono qui per essere destituita dopo un anno che ho avuto questa bella carica che, ve lo dico sinceramente, mi ha portato fortuna perché erano 6 anni, l'anno scorso 6 anni che non scrivevo, non facevo niente, ero come paralizzata e dopo che sono stata qui in estate ho lavorato a 2 cose e quindi sono uscite 2 piccole cose quest'anno, l'anno scorso, un'antologia di poeti innamorati piccolissima che Marisa Tanzotto ha avuto la bontà di presentare a Pieve con la benedizione di Andrea e poi è uscito una piccola raccolta sulla lingua italiana da un piccolissimo editore, ma a settembre e a gennaio usciranno 2 cose molto importanti. Un lavoro che ho fatto su Proust, un vocabolario, che finalmente tutto si è smosso dopo che sono stata diventata madrina, capite? E ho scritto dei versi dopo 7 anni di silenzio, gli ultimi giorni dell'anno, che usciranno a gennaio. Quindi mi vedrete ancora nei giornali, insomma, non sparirò. Quello che io so di questo poeta lo so solo per il lavoro di traduzione critico di Tommaso Kemeny, naturalmente, e quindi lascerò a lui la parola. Però posso dirvi questo, che quando ho diretto il mensile Poesia, uno degli ultimi numeri l'ho dedicato, una sezione dell'ultimo numero, l'ho dedicata a un poeta ungherese. Ho conosciuto un poeta ungherese che allora era già anziano, si chiamava Elekes Attila, e ho tradotto con lui, che era quasi bilingue perché viveva a Milano dal 56, dei suoi sonetti. Questo posso dirvi della lingua ungherese, che è piena di consonanti, ma che poi a leggerla non fanno impressione, non bisogna pronunciarle tutte, anzi, e che nella metrica contano solo le vocali, le consonanti non contano niente, solo assonanza, e quindi ci possono essere, mi ha detto questo poeta Elekes, ci possono essere interi versi che rimano l'uno con l'altro dall'inizio alla fine. E in quel momento, quando ho scoperto questa possibilità, avrei voluto essere ungherese. Saluto quindi, do il benvenuto con dei versi di lui, di chi prende il mio posto purtroppo per un anno, di Geza Sech, che si intitola una poesia che si intitola Prima della caduta. Do il benvenuto a tutti i poeti che sono qui, perché questa poesia è una forma di benvenuto ai poeti che hanno un solo compito, secondo me, principale, l'unico, il più importante, quello che Mallarmé gli ha assegnato quanti anni fa? 200 anni fa, che è quello di dare un senso più puro alle parole della tribù, de donner un sens plus pur aux mots de la tribù. Con pesanti tavole di pietra nei loro bauli, con monoliti sulle spalle, con scalpelli e martelli nelle cinture, arrivano i poeti dai 4 punti cardinali. Scendono in piazza del municipio dalle corriere dove posare le pietre, si guardano in giro dove posare la nostra pietra. Benvenuti, poeti, il benvenuto a chi è venuto
per sistemare l'antica lingua nello splendore. Tornate a casa, poeti, e dite ai familiari che è pronto il grattacielo capovolto, dalla cui sommità nella lingua ritrovata si potrà gridare al mondo che è tardi, che la biblioteca qui non è che la scatola nera di bordo che fissa le nostre parole, ciò che è risuonato prima della disgrazia. C'è anche una nota pessimistica, ma un po' ottimista, è talmente raro che poi che ce ne facciamo. Grazie ancora a tutti.